Per le sue parole, perché insomma, lei fa parte tra l'altro della Commissione Industria, Commercio e Turismo, che è un po' chiamata in causa anche in questo caso. Di cosa state parlando? Quali sono gli interventi che potete fare? C'è qualcosa in programma a breve termine da un governo che è insomma, tuttora in carica comunque al di là di tutto? Sì, guardi, naturalmente in pochi minuti posso dare solo qualche flash. Io invito i cittadini, se hanno voglia di approfondire l'argomento, io sono 10 anni che mi occupo di energia in Commissione Industria, i primi 5 come capogruppo e questi ultimi 5 come Presidente della Commissione, che appunto ha la competenza sull'energia, per cui chi vuole può approfondire molto quello che diciamo da 10 anni a questa parte. Lo ha detto anche Confindustria recentemente Bonomi, che se non avessimo interrotto l'installazione di fonti rinnovabili, che purtroppo il precedente governo ha interrotto dal 2013 al 2018, oggi non saremmo in questa condizione, perché ricordo sempre a tutti che in un anno solo, nel 2009, l'Italia installò 10 gigawatt di fotovoltaico. Ora 10 gigawatt sono l'equivalente di 3-4 grandi centrali, ma veramente molto grandi, vuoi nucleari, vuoi a gas, in un anno solo. Con la tecnologia di 12 anni fa, con i costi di 12 anni fa che erano 5 volte maggiori degli attuali e con un'efficienza dei sistemi fotovoltaici che era il 40% minore rispetto dell'attuale. Per cui anche senza installare 10 gigawatt all'anno, anche se ne avessimo installati 5, oggi non saremmo qui. Quindi il percorso che si doveva intraprendere già a partire di 10 anni fa, noi lo abbiamo sempre detto, lo abbiamo sempre spinto e ribadito, ma dal 2013 al 2018 eravamo all'opposizione, quindi non siamo riusciti a far passare le nostre proposte. In questa legislatura cos'è che abbiamo ottenuto? Perché è inutile continuare a piangere sul latte versato. Abbiamo ottenuto il superbonus 110, che nei nostri programmi, come l'abbiamo creato noi, doveva abbattere parecchio il consumo degli edifici, che ricordiamo sono responsabili del 40% del fabbisogno energetico italiano, perché gli edifici appunto coprono il 40% del fabbisogno, e un superbonus è in grado di dimezzare come minimo il consumo di gas, il consumo di energia e di ridurlo anche ulteriormente. Dopodiché a febbraio 2020 abbiamo recepito con un anno e mezzo di anticipo la direttiva europea sulle comunità energetiche. Entrambi gli strumenti, sia il superbonus sia le comunità energetiche, sono stati votati all'unanimità. Però non sono state divulgate a sufficienza. Io ho 2 anni e mezzo e invito ancora a seguire i miei social, le propongo a tutti, adesso stanno esplodendo, perché con questi prezzi dell'energia si capisce che sono la soluzione più veloce e strutturale, quindi non una soluzione tampone, non una soluzione che sposta le spese, perché il price cap di cui tutti parlano, sì, per carità, ma rendiamoci conto che è un trasferimento di spesa. Cioè il tetto, io sovvenziono. Il tetto di spesa, sta parlando del certo, tetto, sì. Sì, scusate. No, meglio, nessun problema. Meglio dirlo in italiano, assolutamente, il tetto al prezzo dell'energia è un trasferimento, perché io sovvenziono il comparto energetico, ma i soldi li devo tirare fuori da un'altra parte o fare debito. Quindi quello è un cerotto che in questo momento si deve fare, ma è una medicina estremamente amara, perché è semplicemente uno spostamento di un costo o la creazione di un debito. Mentre le comunità energetiche, come tutte le fonti rinnovabili, perché le comunità energetiche sono comunità energetiche rinnovabili, sono una soluzione strutturale e la più veloce e appunto definitiva per portarci fuori da questa situazione. Chiaro, sarebbe stato meglio iniziare 2 anni e mezzo fa con le comunità energetiche rinnovabili. Purtroppo la pandemia non potevamo prevederla e non potevamo nemmeno prevedere le resistenze che abbiamo incontrato, perché anche solo a livello mediatico la misura è stata completamente oscurata, per cui se ne è parlato veramente pochissimo, si inizia a parlarne adesso, perché il livello del prezzo dell'energia è tale che non si può più nascondere. Senatore, la situazione cambia ogni giorno. Adesso in quest'ultimo ultimo mese che
che avete, cioè che il governo sarà ancora in carica, c'è tempo per fare qualcosa, non so, perché qui allora, ogni guardi, giorno si aspetta qualcosa. Un giornale qualche giorno fa mi ha chiesto un intervento, o meglio, sì, ha preparato una tabella comparativa dei programmi e delle proposte sui costi dell'energia. Io gli ho fornito due pagine di punti telegrafici. Non due pagine di spiegazione, ma due pagine di punti telegrafici. Ora capite che riassumerli in 30 secondi è impossibile, vado proprio per flash, ma le declamerò con più calma tramite i social. Dobbiamo sicuramente fare misure emergenziali tampone, quindi aumentare i sussidi ai soggetti in difficoltà, sia privati che aziende. Dobbiamo ripristinare l'utilizzo di un operatore pubblico 100%, abbiamo acquirente unico in Italia, abbiamo il mercato tutelato, non è assolutamente il caso di buttarlo via, ma acquirente unico è un soggetto 100% pubblico che per statuto non deve fare lucro, quindi vende proprio al costo di acquisto. Dobbiamo contrastare le speculazioni finanziarie, e qua io chiederei una puntata intera, l'ho già chiesta, per spiegare come si può agire sulle speculazioni finanziarie. Abbiamo bisogno sicuramente di un European Recovery Fund sull'energia, quindi uno strumento come abbiamo fatto con il PNRR, che il Giuseppe Conte ha portato a casa per l'Italia, 210 miliardi di fondi. Dobbiamo farlo anche uno dedicato all'energia. Dobbiamo dare sviluppo alle comunità energetiche, sia con enti pubblici sia con i privati. Dobbiamo recuperare gli extra profitti che solo nel settore energetico mancano all'appello 10 miliardi di euro, perché il governo aveva posto una tassa sugli extra profitti, ma ne abbiamo cubata la metà, mancano all'appello 10 miliardi di euro, però non l'ha fatto anche per il settore assicurativo e farmaci, che anche quelli hanno avuto grossi extra profitti, assicurazione e farmaci, quindi noi è da tempo che chiediamo un'extra tassazione anche per quel settore. È stata fatta al 100% solo per le rinnovabili, chissà perché solo le rinnovabili pagano il 100% degli extra profitti. Dobbiamo revisionare il mercato dell'energia, abbiamo proposto già da tempo un super bonus energia, quindi un credito d'imposta per le aziende che fanno investimenti in efficienza energetica o rinnovabili, quindi un 80-85% di credito d'imposta per le aziende. E poi ci vuole una cosa che è a costo zero, cioè la strategia comune dell'Europea per gli acquisti e lo stoccaggio del gas. Siamo un'Unione Europea, è decisamente auspicabile che facciamo una misura di acquisto e di stoccaggio comune. Questo però, ribadisco, è una sintesi estrema. Poi ci torniamo. Di due pagine. Poi torniamo, poi torniamo di quello che è stato detto. Sì, prima per cortesia precisiamo una cosa, perché sì. Cosa ci fa vedere intanto lì? Se la telecamera fa il solito zoom, queste sono le parole del compianto presidente Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, sì, e membro del PD. Sassoli, terminata la trattativa sul Recovery Fund, che è quello che ha generato il PNRR, ha lodato pubblicamente, ci sono anche le sue dichiarazioni proprio a voce, in cui lui, pur essendo un membro del PD, ha lodato l'operato di Conte, perché il Recovery Fund lo ha gestito Conte, era lui lì in Europa ed è lui che ha strappato questi 210 miliardi e insieme a Gentiloni euro. Però che era commissario all'economia. Ma che c'entra? Il rappresentante del governo italiano era Conte. Il commissario europeo all'economia era Paolo Gentiloni. E il presidente del Consiglio era Giuseppe Conte. Ed è lui che ha strappato quella cifra. E il commissario Gentiloni. E vi invito ad ascoltare le parole di David Sassoli. L'ha già detto il collega, Draghi non è stato sfiduciato. Draghi, se voleva, poteva continuare. E comunque anche lì ascoltate gli opinionisti sull'intervento di Draghi. Draghi ha parlato in maniera tale che chiaramente non voleva la fiducia, perché si è rivolto in maniera assolutamente poco, guardate soprattutto la replica dopo ore di intervento da parte del Parlamento, guardate quanto spazio ha dedicato alla replica. Quindi poteva continuare, non ha voluto farlo, e quella è una sua responsabilità. Dopodiché si è detto: ascoltiamo le imprese, ascoltiamo le famiglie. Ecco, infatti, ma guardate che è proprio per quello che politica. Noi 5 Stelle non è che abbiamo votato contro, come ha detto il collega. No, noi non abbiamo votato contro, non abbiamo votato. Allora, detto per l'ennesima volta, per la centesima volta, che altri partiti nei 2 anni precedenti hanno votato contro o si sono astenuti e non è successo niente,
noi non abbiamo votato ed è successo tutta questa ambaradan. Detto questo, è proprio questo il motivo che ci ha fatto puntare i piedi, perché abbiamo 50.000 aziende e famiglie sull'orlo del fallimento con i cantieri superbonus aperti e bloccati, con una regola che noi avevamo stabilito all'inizio con il governo Conte, concessioni del credito illimitate come possibilità dei possibili acquirenti, come platea dei possibili acquirenti e come numero di cessioni. Noi l'avevamo creata, usiamo uno slogan pubblicitario, libera e bella, cioè senza vincoli. Poi è arrivato il governo Draghi che ha posto tutta una serie di limiti, ma attenzione, a partita in corso, perché nessuno può dire che un Parlamento e un governo non può fare delle nuove leggi che valgono da quel momento in avanti, quindi per partite future. Ma andare a intervenire su quelli che sono cantieri aperti, quindi io dico banalmente a partita in corso, quello è un peccato mortale che sta ponendo decine di migliaia di imprese e famiglie che hanno i cantieri aperti sull'orlo della bancarotta. Martedì prossimo sarà qui il presidente Conte, andremo a vedere un cantiere superbonus aperto e ribadiremo che è centrale sbloccare la cessione dei crediti, e noi 5 Stelle abbiamo già depositato 3 emendamenti per sbloccare i crediti, emendamenti che abbiamo concordato con le banche, con i professionisti, con gli stakeholder, perché questa è l'emergenza. L'Italia ha 2 emergenze, superbonus e bolletta. E io su questo posso parlare tutto il tempo che volete. E andiamo da senatore. Sandro, grazie senatore. Andiamo. Sì, obiettivamente quando si è formato, da quando è stata scritta la Costituzione, questa è la prima legislatura che affronta una pandemia mondiale. Per cui direi che siamo stati un pochino sfortunati. In nessuna legislatura precedente c'è stata una pandemia mondiale che ha distrutto la globalizzazione, perché ormai l'hanno capito tutti che siamo un mercato così interconnesso che quando salta una pedina, come in un domino, saltano moltissime altre perché aspettano le forniture di quella pedina, non arrivano. Il caso dei microprocessori credo che sia stato compreso da tutti, mancano i microprocessori e quindi automobili, elettrodomestici, computer, tutto quanto fortemente in crisi perché appunto manca un determinato componente. Quindi purtroppo c'è una parte non prevedibile perché la pandemia non era prevedibile. Detto questo, è matematico che l'emergenza è l'energia, perché è matematico che tutto il nostro stile di vita si basa su consumi di quantità immense di energia, che è una filiera complicatissima, poco resiliente come abbiamo visto, molto soggetta alle speculazioni, come tutti i mercati finanziari, ma questi anche con ulteriori parametri. Pensiamo che il Texas, la patria dei petrolieri, è rimasta senza energia elettrica per una settimana perché era venuta una bufera di neve che aveva congelato le infrastrutture, e il Texas, patria dei petrolieri, è rimasta senza energia per una settimana. Quindi è matematico che l'emergenza è l'energia, e io ho scelto 10 anni fa di dedicarmi all'energia perché è questo il presupposto. Un'energia a basso prezzo significa possibilità di benessere per tutta la società. Un'energia ad alto prezzo è esattamente il contrario, e lo stiamo vedendo in questi giorni. Quindi noi abbiamo tutta una serie di misure sia emergenziali sia strutturali, e ripeto, quelle strutturali sono le fonti rinnovabili, perché lo dice l'Unione Europea, lo dice il Fondo Monetario Internazionale, lo dice l'Agenzia Internazionale dell'Energia, le rinnovabili sono la fonte energetica più veloce, più sicura, più economica e quella che crea anche più posti di lavoro. Quindi questa è la priorità, e lo strumento delle comunità energetiche è uno strumento democratico, perché ciascuno di voi, guardi in camera, non so esattamente quale sia, perché ne ho 4 davanti, va benissimo, e ciascuno di voi che viva in un condominio, che viva in un borgo, che viva in un quartiere, che abbia una fabbrica, può fare la comunità energetica, è incentivata per 20 anni e la spesa di costituzione, stante gli attuali prezzi dell'energia, si ammortizza in 2 anni. Mentre l'incentivo ne dura 20, ripeto, è il sistema più stabile. Io sono 2 anni e mezzo che la comunico in tutte le salse possibili e immaginabili, e con me tutto il Movimento 5 Stelle e il Presidente Giuseppe Conte che la ricorda a ogni battuta, ma naturalmente
è un pallone che vi abbiamo dato in mano, ma se volete giocarci dovete giocarci voi. Noi il pallone ve l'abbiamo già dato in mano, compresi gli enti pubblici che hanno una serie di fondi pubblici per costituirle. Le faccio uno scherzo, Gianmarco, dall'ultimo messaggio che era arrivato. Le chiedo che cosa significa. Un telespettatore che dice: il prezzo del gas non calerà mai più, perché fra speculazioni, costi di estrazione, questa è l'opinione insomma del nostro telespettatore, siamo rovinati, cioè il prezzo del gas è destinato a non calare mai più. Lei cosa ne pensa? Tranquillizziamo o non è possibile? Io la sfera di cristallo non ce l'ho. La sfera di cristallo non ce l'ho. Due anni fa, quando per qualche settimana il prezzo del petrolio andò a zero, io riportai la voce degli esperti, perché io imparo dagli esperti, non è che da una vita faccio il petroliere o l'importatore di gas. E due anni fa molti dissero: attenzione, perché prezzi così bassi non è che sono questa grande notizia, perché con prezzi così bassi le aziende che lavorano estraendo petrolio e gas non hanno più margini, non fanno più guadagno, quindi smettono di investire sia nella manutenzione ordinaria e straordinaria, che è importantissima perché le infrastrutture, come ho detto, sono complicatissime, sia nella ricerca di nuovi pozzi estrattivi. Quindi quando la pandemia finirà, e prima o poi finirà, avremo il rimbalzo, perché ci troveremo con poca domanda e tanta offerta. Poi si è aggiunto la diminuzione della produzione eolica nel nord Europa, si sono aggiunti alcuni guasti, si sono aggiunti addirittura alcuni sabotaggi, perché io ricordo che in Arabia Saudita hanno mandato un drone imbottito di esplosivo che costa poche centinaia di euro e hanno fatto danni immensi a una raffineria. Ma soprattutto abbiamo che è caduto il castello della fiducia reciproca, perché noi siamo un mercato globale che negli ultimi 20 anni è cresciuto pensando che comunque le materie prime, comunque i flussi di semilavorati, i flussi di prodotti sarebbero arrivati sempre copiosamente, perché avrebbe tenuto tutto il sistema. La pandemia ha distrutto questo bel sogno e ci ha fatto capire che questa interconnessione appunto funziona finché tutto funziona. Ma quando io ho una pedina che si interrompe, o meglio un sistema così che si interrompe a scacchiera, le defaillance, le mancanze, i ritardi di una fabbrica si ripercuotono su tutto ciò che c'è a valle, e quindi è scoppiato, purtroppo è crollato questo castello di carte. Adesso ribadisco, le cose importanti sono recuperare il più possibile autonomia energetica, che non vuol dire semplicemente cambiare fornitore, ovviamente va fatto anche solo per un dovere morale nei confronti di Russia e Ucraina, quindi andrebbe fatto anche solo per quello, ma non basta cambiare fornitore, perché tra l'altro paghiamo a caro prezzo sia il gas che prendiamo dagli altri paesi, sia attenzione al GNL, perché il GNL costa comunque di più intrinsecamente, perché io devo raffreddarlo molto, per raffreddarlo molto devo spendere molta energia, quindi comunque a parità di tutti gli altri parametri costa di più. E poi non dimentichiamoci che il grosso del GNL ci arriva dagli Stati Uniti, e per produrlo viene usata la tecnica della fratturazione orizzontale, e già 200.000 ettari di territorio tra Stati Uniti e Canada sono stati devastati proprio ambientalmente, quindi i costi ambientali sono enormi. Dobbiamo recuperare l'autonomia energetica tramite le fonti rinnovabili, che sono, ribadisco, le più veloci. Certo. Quindi quello che la politica dovrà fare è continuare nell'opera di semplificazione autorizzatoria. Invito i cittadini italiani a vedere che negli ultimi mesi effettivamente parecchie semplificazioni sono state poste in essere. Non sono ancora sufficienti, però intanto si è mosso già qualcosa. Molto interessante. Gianmarco Lu? Sì, beh, io invito gli italiani in generale, non solo sulla sanità, ma su qualsiasi argomento, a basarsi più che sulle promesse che adesso verranno fatte fino al 25 settembre per il futuro, a basarsi sulle cose fatte. Quindi anche quando si assume una persona, normalmente si guarda il curriculum e si va a vedere nel passato cosa ha fatto. Quindi io suggerisco umilmente agli italiani di vedere cosa è stato fatto in questi ultimi 5 anni, di basarsi su quello. Io dico 5 cose velocissime sulla sanità. Il governo Conte ha abolito il super ticket, dal 1 gennaio 2020 non si paga più la quota appunto aggiuntiva di 10 euro. Abbiamo stabilizzato 37.000 precari che avevano prestato servizio durante l'emergenza Covid.
abbiamo emanato una legge che fa trasparenza nei rapporti finanziari tra le imprese e gli operatori, perché non nascondiamoci dietro un dito, c'è un po' di grigio anche nel rapporto appunto tra le imprese sanitarie e gli operatori e i fornitori. Abbiamo istituito finalmente, dopo anni che se ne parlava, la rete nazionale registro tumori, in maniera da avere dati che sono l'oro, solo quello che, sono quello che serve ai medici per migliorare la prevenzione relativamente ai tumori. E appunto, come ho detto, abbiamo assunto 37.000 persone in ambito sanitario, ribaltando quella che era una tendenza negativa che negli ultimi anni aveva visto il comparto sanitario andare sempre in calando.